togliere il volume, la sigla iniziale Epic Heroic di Akash Gandhi. Vedo che abbiamo in linea una moltitudine di gente. Ciao Paolo, un altro saluto. Ho appena chiacchierato con Paolo riguardo, ci piace sempre chiacchierare di cronaca, di giochi. Paolo è un personaggio tutto tondo, è sa tanto, conosce tanto la storia, quindi sempre i miei complimenti. E facevamo anche analisi geopolitiche, analizzavamo Putin, Biden, quello che fa la NATO, insomma una bella analisi geopolitica per noi che siamo sicuramente semplici cittadini che cerchiamo di capire qualcosa dalla situazione che, insomma, personalmente mi vede abbastanza preoccupato. Non che abbia ragione l'una parte o l'altra parte, non mi sembra che ci siano tante ragioni da vendere da una parte o dall'altra, però noi poveri cittadini, poveri lavoratori, beh, onestamente siamo preoccupati. E via con la sigla video del Giannizzero Nero Video. Ce l'ho un po' alta, vado ad abbassare l'audio, ecco qui. E Paolo, a parte la magra su Mosè e il Sinai sulla tua pagina, la magra su Mosè e il Sinai sulla... Sì, in effetti sì, ma io solitamente dico che Facebook si possono pubblicare... diciamo articoli, possiamo discutere sempre quello che ci tengo, sempre rispettando le opinioni di tutti, e magari metto qualche articolo che fa riflettere, ma poi certe, secondo me certe opinioni troppo forti non bisognerebbe scriverle sui social, ma bisognerebbe tenerle per noi. E anche, ripeto, rispettando coloro che la pensano, diciamo, all'opposto. Ma tutti vanno rispettati, su questo non ci piove, perché chi siamo noi per, insomma, detenere la verità assoluta? E andiamo sulla principale, ragazzi, ecco, buonasera, stavo già parlando con la massa di persone scatenate sul podcast. C'è una persona, ragazzi, c'è il nostro Paolo Carraro che mi sta seguendo. Spero che si aggiungano altre persone, ma in realtà, ragazzi, sapete che a me piace, quando non c'è nessuno, anche fare le solitarie. Mi è arrivato, udite, anche Fabrizio Giuberti, che saluto. Spero con Fabrizio di organizzare qualcosa più presto di qualsiasi wargame, perché lui è una valida spalla. Poi ci ritroviamo su molti, diciamo, su molte analisi, abbiamo un simile background, e quindi questo simile background, insomma, ci fa convergere la nostra opinione su determinate simulazioni. Che dire, oggi, ragazzi, puntata abbastanza ricca. Vado a fare, già l'ho anticipato, vado a fare un unboxing di un wargame di cui ho letto sia su Casus Belli sia su altri gruppi dedicati al wargame, questo Bayonets and Tomahawks, di Mark Rodriguez, che non è un designer a me noto. Non so quanti wargame abbia fatto, ma ho sentito voci positive su questo wargame, quindi vado a fare l'unboxing. Come al solito parto da zero, e ho letto ma alla fine non ho approfondito, perché sono stato un pochino, l'ho voluto solo mettere da parte, ma siccome sono legato a Wilderness War, un wargame sullo stesso argomento di un designer sconosciuto con delle meccaniche particolari, mentalmente l'ho respinto a priori. Ma poi, ragazzi, quello che dico sempre, c'è un altro wargame sullo stesso argomento, perché no? Andiamo ad aprirlo e con le piccole conoscenze che ho del sistema, cioè zero, cercherò di analizzare, diciamo, a prima vista. Forse se il sistema mi intriga ci tornerò, e come piace a me solitamente andrò a fare un parallelo con lo stesso Wilderness War. Difficile però fare i paralleli, perché è difficile, un attimo che centro, ecco, perché è difficile fare i paralleli, perché bisognerebbe conoscere a fondo
i wargame oggetto del paragone, e spesso e volentieri, io mi ci metto in prima posizione, uno lo conosco bene, l'altro un po' meno, e quindi potrei essere di parte. Lo ammetto, quindi andrò ad aprire Bayonet and Tomahawks senza, diciamo, preconcetti, e vedremo un po'. Ma prima, ragazzi, torniamo alla solita rassegna per quanto riguarda il Giannizzero Nero, rassegna delle notizie, delle ultime notizie, delle quelle più importanti per quanto riguarda il gruppo Facebook Causbelli. Ecco, vado. BNT dovrei giocarlo a breve. Ecco, vedi Fabrizio, potrebbe essere occasione. Intanto io sto preparando la schermata per quanto riguarda il nostro gruppo, e vado chiaramente a restringere la mia, e la metto chiaramente però in evidenza in maniera tale che potete vedere lo speaker. Ecco, avete davanti a voi, vado un attimo ancora più a ingrandire in maniera tale che potete leggere, e vado chiaramente in diretta sul gruppo. Quindi Fabrizio, quando lo giocherei, io quando lo giocherai, penso pure io, non so con chi, questo è un piccolo problema, però mi piacerebbe appunto, dato che ho elogiato, ovviamente sottolineando anche il contro di Wilderness War, voglio vedere questo Bayonets and Tomahawks come si presenta. Andiamo sul sito, siamo su Discussion. Ecco, due immagini che ho voluto riproporre perché non ho mai dimenticato, dato che uno dei giochi sulla guerra contemporanea all'epoca, stiamo parlando della guerra fredda, quindi degli anni 89-90 e successivi, e anche se eravamo sulla fine della guerra fredda, ma la serie Le Flotte che vedete nelle immagini era una serie non difficile da imparare, ma assicurava veramente momenti di un certo realismo, perché utilizzavi unità che le nazioni in campo possedevano, con ognuna le proprie caratteristiche, e tutto sommato delle tabelle di rilevamento e di combattimento, chiaramente pilotate dal dado, che soddisfavano i più. Non assolutamente simulativo, però un bel sistema. E quindi è venuto, diciamo, spontaneo fare la domanda: seconda flotta quello più giocato? E voi, è vero, io ho giocato tanto seconda flotta. Poi molti hanno risposto, ecco, c'era Fabrizio Vitale. Sono giochi molto datati. Fabrizio Vitali che rispondeva al neo, diciamo al neo iscritto Gustavo La Volpe. Sì, Fabrizio dice che giustamente sono la serie Le Flotte, distribuita e prodotta da Victory Games, ha ormai 40 anni e i titoli sono rintracciabili sui mercatini a prezzi abbastanza proibitivi. E la Compass Games, che probabilmente potrebbe prendere i diritti, ha intenzione di ripresentarla partendo dalla quinta flotta, quello che io non ho mai giocato, lo ammetto. Sesta, seconda e settima, poi terza e quinta molto meno. Però la serie Flotte, ragazzi, è una serie che ha fatto storia nel nostro piccolo, nella nostra nicchia del wargame da tavolo. Ciao Damiano, benvenuto. Poi c'era Riccardo Affinati che parlava Duello nell'Atlantico, sì, un vecchio film molto, a me è piaciuto molto, penso che lo vidi da piccolino, e ricorda appunto due grandi attori come Robert Mitchum e Kurt Jurgens. Complimenti a questa memoria di Riccardo, che sottolinea che il film è tratto da un romanzo del comandante Dennis Rainer. Poi c'era Marco Longobardo, che noi ogni tanto presentiamo anche delle immagini tridimensionali, e presenta Marco Longobardo un bel diorama sulle prime fasi della battaglia di Mogadiscio dal 3 ottobre 1993. Vedete che belle foto, le faccio scorrere velocemente. Bellissimo questo diorama, signori. Ma l'elicottero sarà ma non si riesce a riconoscere. Noi che siamo anche modellisti cerchiamo anche di capire da quale scatola provengono, però guardate che bello, guardate questa diciamo scorcio dei soldati, uno ferito e l'elicottero che sta cercando di soccorrere. Complimenti a questo diorama, molto bello, molto belle anche le foto. Andiamo a chiudere.
E poi c'era Matteo De Nardis, che saluto, e gli è venuto il pallino, è sincero, di creare un world game classico Hex Encounter e ripropone una mappa, secondo me bella, bella nel senso accettabile, forse troppo verde per, se vogliamo essere oggettivi, però ecco, se è un suo esperimento, complimenti ai dettagli. E è un terreno di battaglia per lo scenario Arakurt. Non so se ci sono errori grossolani, Matteo, ti aspetto quando produrrai il wargame e cercheremo di darti un'opinione. I counter, Matteo, te lo dico in diretta, secondo me le cifre sono un po' piccole. Bene i simboli NATO, che insomma utilizziamo tutti, non sono grande cosa i simboli NATO dal punto di vista dell'appetibilità, dell'attrattiva, ma dovresti lavorare su numeri. I numeri secondo me sono piccoli e si perdono un po', più grandi e anche magari con un colore nero per renderli più visualizzabili. Poi c'era il nostro nuovo designer che ci ha inviato a noi di Casus Belli le sue tre scatole, e rinnovo i complimenti a Sergio perché in ogni caso la componentista di queste tre scatole è veramente di rilievo. Chiaramente Sergio poi ha preso le nostre piccole critiche sulle carte alla lettera e ha cercato di modificarle, complimenti anche al tentativo di modifica. Ho promesso a Sergio di andare a piazzare il gioco leggendo il manuale, ma leggendo il manuale no, prima leggere il manuale e poi piazzare il gioco. Voglio vedere quanto il gioco permette diciamo entrare subito nel vivo, quindi andrò nel manuale a cercare un setup, vado a piazzare e poi provo a rigiocarlo. Voglio vedere un attimo tempi di apprendimento e se il manuale soprattutto è chiaro. Poi quindi Sergio chiaramente ha cercato di pubblicizzare le sue belle carte. Rozak, beh, con un'amica abbiamo modificato le regole di One Europe dell'SPI, complimenti, mi piacerebbe tanto giocare a One Europe, ma purtroppo penso di non avere il tempo, né con tutti i wargame che sono sul tavolo, non so quando ritornerò a One Europe. Poi c'era di Ice Crusades di Davide Heath, questa bella immagine con i cavalieri teutonici, complimenti. Nevsky salta subito in mente, è vero, però bella questa sorta dei i cavalieri teutonici rivisitati con i pattini sul ghiaccio. E poi abbiamo avuto il benvenuto ai nuovi membri del gruppo Casus Belli. C'era Riccardo Masini che annunciava la sua serata Clippy Night, ma il resto del mondo cosa ne pensa di noi wargamers? Non lo so, in bocca al lupo per questa trasmissione. Ma il mondo là fuori, cosa pensa di noi wargamers? Ecco, lo ripropone, perché vado a sottolinearlo, Riccardo dice ha avuto un piccolo problema tecnico e quindi ha diciamo riproposto il link. E poi abbiamo Sergio Fabra e poi arriviamo ai post diciamo dell'altro giorno. Oggi voglio magari andare a vedere uno dei miei gruppi preferiti, sto parlando del gruppo SPI Games. Ecco, ricordo per noi tutti un pochino più avanti con l'età, tra i 50 e i 60 anni, c'è questo gruppo SPI diretto da Russell Gifford, a cui rinnovo sempre complimenti, che tiene proprio vivo tutto il mondo che ha ruotato e che ruota ancora intorno ai giochi SPI, che hanno costituito una pietra miliare per tutti noi. Non a caso ci sono 5.400 membri, quindi complimenti al gruppo SPI Games, che vi segnalo e veramente vi invito ad andare a vedere, perché ancora tutti noi che giochiamo da diverso tempo siamo legati, non tutti chiaramente, siamo legati a questo mondo, a questo diciamo ditta, che è stata una più che pietra miliare, ha anticipato tanti temi che ancora oggi sono alla base delle nostre simulazioni. Ma andiamo, torniamo in diretta, vado a rimuovere il link, vado a ingrandire, eccolo qui,
il mio faccione del sulla principale, ovviamente non leggete più il Giannizio Nero, eccolo qui. Ricordo che il Giannizio Nero è sia podcast che video, se voglio essere preciso delle volte dico Giannizio Nero video, perché ricordatevi che vado in contemporanea via podcast e via video, uso sempre Giannizio Nero su YouTube, cerco di differenziare perché altrimenti posso confondere. Ma andiamo sul tavolo, signori, sul tavolo per l'unboxing, camera fissa, Bayonet and Tomahawks. Vado un attimo a modificare un attimo la mia posizione, la camera volante la metto, ragazzi, un pochino distante, ecco, laterale l'ho messa, ma vi invito a focalizzare sul tavolo, scusate la plastica che riflette la luce, andrò subito a togliere, vedete non l'ho ancora aperto, questa è la mia copia che fra l'altro mi è arrivata, vi faccio vedere, è anche danneggiata, vedete, purtroppo, ma spero che all'interno non ci siano problemi, e vado per la prima volta a togliere la plastica. Questo è un gioco del 2020, io l'ho acquistato qualche mese fa e vedete purtroppo è uno di quei wargame che magari vale la pena di giocare ma rimangono nel dimenticatoio, perché quello che dico sempre, per approfondire un wargame spesso e volentieri ci vuole un mese e mezzo, e non si fa in tempo. Io penso che basterebbe acquistare magari un wargame al mese, basta, e non è vero che non ne acquistiamo uno al mese. Perché? Perché non, poi non abbiamo il tempo di provarli e giocarli. Ed ecco perché Bayonet and Tomahawks è rimasto nella mia biblioteca di Alessandria, dimenticato fino ad oggi. Però, sono sincero, l'argomento, siccome per me era stato esaustivo, Wilderness War, che ho giocato tantissimo, allora non l'ho preso subito in considerazione. Andiamo ad aprirlo, ragazzi. Vi ripeto, non mi ricordo nemmeno quello che hanno detto, mi ricordo solo che erano molto favorevoli, e l'ho detto anche nel nostro gruppo. Bene, abbiamo delle bustine, molto bene, belle le bustine, dadi, questi dadi mi fanno pensare a un sistema Borg con Commands and Colors, spero di no, ma se la mia intuizione non mi lascia a piedi, questi dadi si tirano in combattimento e al dato simbolo corrisponde la perdita. Ragazzi, se è così, allora gioco a Commands and Colors, però può darsi che sia, ecco, sto facendo un giudizio di parte. Abbiamo comunque i dadi per il combattimento, bello, guardate che carino, sempre la GMT cura i particolari mettendo un sacchettino, certo in poliestere, però il nostro sacchettino per, ripeto, i 6 dadi. E poi abbiamo carte, ecco, vediamo un po', carte rosse, gialle e blu. Beh, qui presumo, signori, che siano le carte dei francesi, degli inglesi e degli indiani? Può darsi. Vedo Giglio, sì. Vedo la corona inglese, sì. E qui vedo, forse delle milizie, vedo la foglia canadese, la foglia tipica che rappresenta il Canada. Può darsi, saranno le milizie. Ma andremo a vedere. Abbastanza bruttine queste carte, tanto spazio per qualche riga, ma probabilmente abbiamo criticato Sergio per delle carte un po' povere, anche queste, malgrado lo sfondo, non sono il massimo, potevamo fare di più. Questa è una critica, ovviamente, ragazzi, una critica molto superficiale, sicuramente carte così non inficiano o ne beneficiano il sistema di gioco. Poi guardate che bello però il manoletto delle regole di Mark Rodriguez. Vado a leggere la descrizione, ragazzi, perché francamente ne so poco. È un gioco grande strategico per due giocatori che ritrae la guerra francese e indiana che imperversò nel Nord America dal 1755 al 1760. Sì, in effetti parlano sempre di 1755-1760, ma lo scenario che vi ho illustrato di Wilderness War arriva fino al 1762. Va bene, quindi è un gioco a due, riporta meccaniche come la diplomazia indiana, i raids, le costruzioni, operazione navale,
attacchi alle fortezze, e poi l'autore, presumo che sia un noto dell'autore, sottolinea che questo sistema è abbastanza adattabile per il gioco in solitario. È anche possibile giocare a squadre per rivivere gli historic pains, i problemi storici del comando condiviso. Qui poi riporta il contenuto, andremo a vedere, riccamente illustrato, vado velocemente perché non voglio soffermarmi sul gioco, do un'occhiata alle sequence, il turno è un anno, uno scenario può durare uno o più anni, comunque lo scenario principale penso che avranno un anno per fare tutte le operazioni, gli action round. Durante gli action round i giocatori pescano e giocano le carte e eseguono le azioni, e poi ci sono le battaglie. C'è una parte logistica, ci sono tre logistic rounds che includono l'arrivo delle flotte, arruolamento dei coloniali e chiaramente lo stop per quanto riguarda gli acquartieramenti invernali. Setup bello, abbastanza completo, illustrato, quello che ci piace dei manuali. Vediamo un po' action point, sono determinati dal gioco delle carte, quindi voi giocate la carta e avete, eccoli qua, ho capito ragazzi, cioè non è così difficile, le carte determinano gli action point disponibili e vengono indicati da quadrati. Allora il quadrato può attivare uno stack composto da unità di qualsiasi tipo, e invece il light, il triangolo, può attivare unità leggere, e poi c'è anche il movimento navale che è indicato dal quadratino con l'ancora. Va bene, non stiamo lì magari a rigiocarlo, ma ecco come si sviluppa il gioco: giocate la carta, parte l'azione, poi ci sono i raid che possono essere lanciati con un light o Indian AP action point, e poi abbiamo martial troops che sempre determinato dalle carte azioni che determinano le azioni delle truppe. E poi abbiamo Battle Procedure, d'accordo, vediamo un po', voglio cercare di capire, sì, come dicevo, Battle Roll, e andate a infliggere danni, è chiaro che ci sarà poi un sistema elegante per determinare i danni. End of Action Round, beh ragazzi, allora è un manuale di 22, 23, 24 pagine. E la mia prima impressione è molto board game e poco war game. E probabilmente se uno adesso mi facesse una domanda così al volo, gli direi, beh, a prima vista, non avendo giocato Binary Tomahawks, Wilderness War mi sembra più, e uso sempre con le pinze questo termine, simulativo. Poi, come al solito, e tutte le case dovrebbero imparare dalla GMT, c'è il French and Indian War Playbook, molto corposo, come al solito ragazzi, sapete cosa consiglio? Aprite il playbook, lasciate stare l'uso play e andate a piazzare direttamente lo scenario e giocate anche per sentito dire, dopo aver sfogliato il manuale, e andate e buttatevi subito. Quanti scenari ci sono? Vediamo un po', c'è anche se vedo che comunque probabilmente anche se l'ho ritenuto un po' semplicistico, ci sono delle particolarità a cui prestare attenzione. Vediamo un po', c'è lo scenario 1, Vaudreuil Petite Guerre dal 1755, Loudon Gamble 1757, Amherst Juggernaut 1758 e 1759. Ricordatevi, Amherst era uno dei migliori generali dal punto di vista del combattimento, anche se poi non dobbiamo dimenticare che, come riportavo nei miei appunti,
Diciamo che Loudon è quello che ha consentito una migliore organizzazione dell'esercito britannico e i generali dopo hanno approfittato di questa riorganizzazione di Loudon. Scenario 4, The French and India War, questo penso che sia lo scenario più lungo, vediamo un po', 1755-1759, quindi secondo una veloce analisi qui abbiamo 4 scenari. Comunque complimenti per il playbook riccamente illustrato e appare immediatamente che l'autore Marco Rodriguez ha seguito una strada completamente diversa da quello che abbiamo visto in, e che vedremo in Wilderness War. Poi abbiamo queste belle tabelle per linea setup, guardate che belle, queste arricchiscono il gioco, ricchissimo, per ogni scenario c'è il piazzamento. I marker, probabilmente ragazzi vi faccio vedere, a me piacciono più questi marker, guardate, anche se vediamo... in ogni caso mi pare, ma forse rotondi sono meglio, ma vedo che hanno cercato di personalizzare anche le sagome degli indiani, cosa che invece non hanno fatto in Wilderness War per avere un dettaglio, però insomma alla fine sono sempre bei counter questi triangolari. Ecco lo scenario setup 1, vado velocemente, scenario 3 e scenario 1 per gli inglesi e chiaramente le milizie locali, Amherst Juggernaut numero 3, ecco poi c'è la sempre utile tabella che riassume tutto, io da kamikaze mi butterei subito a piazzare e giocare con la singola, con la semplice tabella e andare per intuito. Si riportano gli step per l'action round, ogni giocatore pesca una carta della sua, dal suo mazzo. Il francese, dato che ha anche la possibilità di utilizzare molti più indiani, pesca anche una carta indiana. Ciascun giocatore sceglie carte di riserva per o già carte pescate da giocare. Reveal all three cards in play. I giocatori rivelano tutte le loro carte e la fazione con la più alta iniziativa guadagna l'iniziativa. Se c'è un pareggio va al francese e sceglie chi è il primo a giocare. E poi c'è l'action phase che penso che determini movimento e poi combattimento. Ecco qua siamo arrivati ai counter. Counter molto belli ragazzi, curati, sempre complimenti. Royal Scots con la, diciamo, il nome delle unità che hanno partecipato alla guerra franco-indiana, Royal Artillery New England, complimenti a questi counter molto belli. Qui abbiamo poi la milizia locale New England, New York, quelli appartenenti chiaramente alle 13 colonie. E qui abbiamo poi i direi che questi sono probabilmente truppe regolari francesi, sì, può darsi, vediamo un po' perché sto cercando di capire, pochi counter in ogni caso rispetto a Wilderness, sì, dovrebbero essere truppe regolari francesi. E poi abbiamo un altro counter sheet per quanto riguarda vari segnalini. I counter sono dello stesso Mark Rodriguez, quindi Mark Rodriguez ha fatto il gioco, ha creato il sistema del gioco e poi l'ha anche, diciamo, illustrato. Complimenti, perché non è semplice ideare e creare allo stesso tempo il gioco, cioè devi avere anche una mano da illustratore, da grafico. Andiamo a vedere la mappa, che la mappa è mounted, quindi manca mappa rigida. Vediamo un po'. Ma direi, ecco, non la posso spiegare perché altrimenti poi non ho più spazio, però vi faccio vedere il dettaglio, eccolo qui, vado un attimo in alto, eccolo, la giro, vado a girarla, ma vi dirò ragazzi, ho visto di meglio, guardate che differenza, malgrado non mi piacciono i monti di Wilderness War, non c'è differenza fra l'illustrazione e la grafica utilizzata da Bionet & Tomahawks e la grafica organizzata in Wilderness War. Non c'è assolutamente differenza. È chiaro che, come dico sempre, la grafica non è tutto del sistema. E vi ripeto, questo sistema molti l'hanno definito vincente. Dunque non mi azzardo a dire
nulla sul sistema, lo devo provare e spero di scambiare due chiacchiere con Fabrizio. La grafica però, malgrado ci sia la Mounted Motherboard, è sicuramente minore rispetto a quella che abbiamo di Wilderness War. Vedete anche dal punto, proprio anche dal punto di vista della, delle scritte, dell'utilizzo dei caratteri. Ma questi, ragazzi, vi ripeto, sono dettagli. Quindi vado a riporre il mio Bionic Tomox. Ci ritornerò, magari presto, perché magari durante la spiegazione di Wilderness, se ho tempo, ma ne ho veramente poco, cercherò di capire velocemente come si gioca a Bionic Tomox. Vado a riporre in maniera abbastanza selvaggia il gioco. Ops, ho spostato. Ecco, bene, andiamo a riproponiamo. Ecco. Vado a rimettere. Comunque devo dire che la votazione è molto ricca. Soprattutto ci sono, come dicevo, i dettagli curati da CMT, come le bustine, sempre utile, il bel sacchettino per i dadi e tre carte che sono un po' così e così per quanto riguarda l'illustrazione, perché noi siamo abituati a vedere delle carte con tante immagini. Comunque, come componentistica sicuramente lo promuoviamo, un po' meno per la grafica della mappa, molto belli invece i counter utilizzati per le unità. Andiamo a mettere da parte Bionic Tomox, mappa purtroppo che mi è arrivata danneggiata, e andiamo invece a vedere il protagonista di giornata, cioè il nostro Wilderness War, The French Indian War di Folcoranchi. L'altra volta l'ho illustrato in maniera generica, oggi entro nel dettaglio, ma entro nel dettaglio sfruttando l'ausilio, come al solito, del playbook. Ragazzi, non sottostimate l'importanza del playbook. E molti wargame, io riporto sempre l'esempio della serie Coin, della serie Counter Insurgency, riporto, vediamo un po' se riesco, ecco, stavo cercando di centrare più la mia immagine, dicevo, perché è chiaro che ho la telecamera del computer un po' spostata e adesso sono sul tavolo, però vediamo un po', riesco a fare un piccolo movimento, sì, ok, così potete anche vedere il mio faccione sullo sfondo. Dicevo, non sottostimate l'importanza del playbook. E perché? Perché il playbook vi chiarisce regole che altrimenti rimangono astratte a una prima lettura, ed ecco perché molte volte in un gioco mediamente strutturato consiglio sempre non di leggere riga per riga le regole, ma vai a un eventuale playbook, e se non c'è il playbook piazza subito il gioco e poi sfoglia. Consiglio sempre, ricordate questa tecnica che si usa per leggere anche velocemente, skimming and scanning, sfoglia il manuale e skimming, screma, cioè guarda al di là dei dettagli quello che ti serve di più. Delle volte, vabbè, perché una certa esperienza, do un consiglio anche a coloro che spiegano, non vi perdete in dettagli, date il senso generale della regola, è questo lo skimming. Ciao Tony, benvenuto. È questo lo skimming per quanto riguarda la lettura dei manuali, non perché è una tecnica che si usa molto quando si analizzano i testi, perché se non puoi leggere ogni riga devi avere però un'idea immediata per avere per dare subito un giudizio se ne è necessario, e nel wargame è assolutamente importante questa regola, skimming, screma, guarda la regola principale. Ho notato spesso che molti ottimi giocatori, quando spiegano il gioco, si perdono in dettaglio, perdono, diciamo, il focus, e cominciano con una regola di combattimento, ti danno anche tutti i modificatori. È sbagliato perché se avete davanti una platea che non capisce, o meglio che è appena arrivata a quel sistema, beh, deve almeno avere il senso generale di come funziona, in maniera tale da sceglierlo, da conquistarlo e giocarlo. Mentre se noi ci perdiamo in dettagli, questa cosa non va. Non è sempre semplice, delle volte per forza di cose devi entrare nel dettaglio, e lo skimming è assolutamente necessario. Lo scanning
che è l'operazione da scan, acquisire. Lo scanning è l'operazione di acquisizione di quelle regole che sono state scremate. Ecco come bisogna, diciamo, la tecnica skimming e scanning che consiglio sempre, soprattutto nel nostro hobby, che poi può essere utilizzata in qualsiasi campo in cui c'è bisogno di acquisire informazioni. Quindi playbook, e per illustrarvi come si combatte e come si fanno i raid, beh, il Combat Examples che trovate a pagina, vado ad aprirla, pagina 5 del playbook, io lo sto utilizzando per fare la trasmissione, ma vi esorto, nel caso vi siate persi qualcosa, nel manuale, che vi ripeto, non è così corposo, ma ci sono diverse sfaccettature, scusate, non vi perdete nel manuale e passate subito al playbook a pagina 5. Allora, pagina 5 mi riporta due esempi. Monongahela, o Monongahela, vabbè, penso che sia un termine decisamente di origine indiana. Andiamo a vedere 1755, un combattimento del 1755 dove, aspettate che vado a centrare la mia telecamera mobile, cerco un attimo, vediamo, ecco, sto entrando in dettaglio, eccolo qui, voglio vedere come potete vedere l'episodio perché sto cambiando, ecco, vado a portare la mia camera principale sulla destra, ecco, andiamo nella zona, qui ho preparato già le unità, di Upper del Ohio Forks, esattamente in questa zona. Scusate, tolgo il filo del microfono in maniera tale da coprire il bruttino. Bene, ecco, già ho preparato, ma vado a, diciamo, spostare quello che non mi serve. Allora, siamo in questa zona, ragazzi, siamo nella zona occidentale del teatro di guerra, nella zona dei Shawnee e dei Mingo. Ohio Forks, che è un punto molto importante di snodo, vedete c'è un corso d'acqua, ricordatevi che non si muove solo via terra, qui sono molto importanti i corsi d'acqua che permettono di muovere fino a 9 spazi. Ricordate che, certo che ne parlavo l'altra volta, The Last of Mohicans non è prettamente storico, ci sono degli episodi che fanno riferimento alla storia, ma se ci avete fatto caso è evidente il movimento, come sfruttavano le canoe per muoversi, per compiere lungo tragitti in queste zone dalla vegetazione molto, molto folta. Ecco, siamo nella zona dell'Ohio Forks e vado subito a illustrarvi quello che ho solo accennato l'altra volta. In questo gioco consiglio sempre Fortress and Stockades, e poi li andremo a vedere, sono, diciamo, i punti che le unità costruiscono. Perché le costruiscono? Prima di tutto per difendersi meglio da eventuali raid, è quasi ovvio, ma per permettere alle truppe regolari di costruirsi. Chiaramente, ragazzi, scusate, sta squillando il telefono, ma vado, vediamo un po', vado a spegnerlo perché non penso che ci sia nessuno online, quindi ovviamente andiamo a spegnere, ragazzi, questo è il bello della diretta, quando è continuo, niente, se è uno che si sta dando, ecco, ho interrotto. Dicevo, Ohio Forks, punto focale, Fortress, che si differenzia dalle Stockades, lo vedete? In realtà è chiaro, lo dice la parola stessa, la fortezza, che è una fortezza non come le fortezze magari con tanto cemento armato, fortezze magari strutturate con molto di pietra e legno, magari più legno che pietra, ma ben costruite. Le stockades sono dei semplici punti di rifornimento utili alle truppe per avanzare. Perché utili alle truppe per avanzare? Perché in questo gioco il wilderness, che sono questi spazi, vediamo un po', ecco, faccio così, ragazzi, così potete continuare a vedere il totale, eccolo qui,
e non vedete il brutto filo. Dicevo, gli spazi wilderness non consentono al gruppo regolare di muoversi in maniera agevole, cioè si muove di uno spazio alla volta, se non trovano queste, diciamo, stockades o fortress che permettono invece ai gruppi regolari di continuare il loro cammino fino a 4 spazi. Ricordo il massimo di spazi che può muovere, che possono muovere le truppe regolari. Mentre, come sapete bene voi cultori di Wilderness War, ma lo voglio anticipare anche a coloro che vogliono provare il gioco, le truppe ausiliare, che siano gli indiani, che siano i coureurs de bois francesi, non hanno questa limitazione, si devono fermare obbligatoriamente in montagna. Quindi abbiamo Ohio Force, che vale un punto vittoria, ragazzi, ricordatevi che a questo gioco si vince per punti vittoria che si conseguono per occupazione di determinate località, oppure per quando si sconfiggono i regolari si guadagna un punto, o per determinati eventi. Quindi Ohio Force dà un punto vittoria, molto importante. Soprattutto Ohio Force, poi, se ci fate caso, è circondato, grazie a Dio per i francesi, da truppe, o meglio, da unità indiane alleate appunto del francese. Ohio Force, poi abbiamo 3 unità indiane, ve le vado a mettere in evidenza. Ho messo 3 unità indiane, vediamo un po', erano queste o erano quest'altre? No, scusate, queste erano le unità dopo, eccole qui, dovrebbero essere queste. Vediamo, scusate, allora abbiamo 3 unità indiane, ma no, sono queste, ragazzi, presumo che siano 3 unità indiane e un coureur de bois, vabbè. Allora, qui a Ohio Force abbiamo 3 unità indiane, abbiamo i Mingo, eccoli qua, i favolosi Mingo, Potawatomi, li ho messi così a caso, e i Shawnee, ecco, i Potawatomi sono qui. Abbiamo allora 3 unità indiane, vado ad aggiungere anche un coureur de bois, vediamo un po', Bejeux, Dumas, un Marine Detachment, erano questi allora, forse li ho confusi, bene ragazzi, ma vado a ricrearli. Ecco, così posso anche, scusate la confusione, posso anche spiegare le unità che sono impegnate in questo combattimento. Allora, Bojeu, ve lo faccio vedere prima in grande, ricordatevi che a questo gioco si possono usare le unità in piedi con i loro piedistalli. In realtà generalmente io preferisco i comandanti standard, in maniera tale che possono essere mossi in maniera molto più agevole. Quindi abbiamo Bojeu che è 1-2-1, adesso andrò a dire cosa vuol dire questo 1-2-1. E Dumas, un altro uno di quei leader che può portare, che può condurre le unità a fare il raid, un Marine Detachment. Queste sono truppe regolari che sono all'inizio il francese ha diverse di queste truppe regolari, non ci sono 1-4 fra le truppe inglesi e i miliziani americani locali, però questa è considerata truppa regolare. E poi abbiamo un coureur de bois, vedete, eccolo qua, un 1-6. Eccolo qui, quindi a Ohio Force abbiamo una forza variegata, ma sembra quasi, metto un'altra unità indiana, scusate ragazzi, sono 3 unità indiane, sembra quasi indifesa di fronte, lo vedremo, alla forza inglese che sta avanzando da Geest Station, perché adesso vi andrò a sottolineare come si avanza con un esercito serio come quello che l'inglese ha allestito per andare a prendere Ohio Force. Quindi abbiamo le unità indiane che sono 1-6, come al solito qui non ci sono problemi, 1 è la forza che andremo a valutare nel combattimento e 6 sono gli spazi di movimento. Vi ricordo, gli indiani non si devono fermare nel wilderness, in questi spazi verdi come i coureur de bois, mentre i regolari sì, a meno che non trovino fortress o stockades, che sono queste fortress e stockades. Allora, sono tutti a Ohio Force questi giovincelli, eccoli qui, una forza variegata che in campo aperto conta poco di fronte a un esercito
organizzato come quello inglese. Perché dico organizzato? Perché abbiamo l'inglese che avanza con il nostro Braddock, un 270, quindi ricordatevi 270 cosa intendo. Il 2, il primo numero, è la carta operazioni, il valore della carta operazione che serve per attivare il comandante. 7 è il numero di unità massimo che può comandare Braddock, e 0 è il valore tattico, il valore che può aggiungere il comandante in combattimento. Quindi abbiamo Braddock e il nostro buon Dunbar, che è un 3-4-0, quindi dal punto di vista tattico abbastanza scarsi, e abbiamo Braddock, comunque può condurre fino a 7 unità. Chi stanno conducendo questi due generali inglesi? Stanno portando avanti 4 miliziani, 4-2-4, vado a prendere tutte quelle Southern così ci capiamo, eccole qua, 4 unità miliziane più 2 unità regolari, 2 unità 3-4, vedete? Una forza di non poco conto, che vale 8, 2, 4, 6, 8, più 3, 3, 6, 14. 14 punti, andremo poi adesso a vedere la tabella di combattimento, cosa prevede. Abbiamo poi i due comandanti, quindi siamo nel numero fino a 7, con poi sarebbe 7 più 3, 10, quindi ci siamo, possono condurre questo numero abbastanza alto di unità, ma abbiamo, se ci fate caso, che cosa? Anche nella figura lo vedete, abbiamo una stockade. Perché abbiamo una stockade? Perché quando avanzate in wilderness, allora vi dovete immediatamente fermare se avete truppe regolari, e questo è il caso nostro. Se noi facciamo un passo indietro, partendo da Lorridge, da Laurel Ridge South, lo vedete, e avanzando a Gee Station, se non c'era questa stockade, quindi siamo al punto precedente, mi devo fermare qui perché è un territorio wilderness, quindi i regolari non hanno né l'addestramento né la capacità di avanzare oltre. Ma se volessero muovere ulteriormente e c'era questo stockade, potevano farlo. Cioè io potevo fare 1 e 2 se questa stockade era già, diciamo, in loco. Qui invece abbiamo, facendo uno step indietro, abbiamo una mossa a Gee Station e ci siamo fermati. Ovviamente il turno successivo richiederebbe, vabbè, adesso andiamo ad attaccare, siamo superiori, ma ricordatevi che le stockades e le fortress servono anche per coprirci la ritirata. Cioè se noi perdiamo lo sconto e non abbiamo questi punti di rifornimento, questi punti di che ci permettono di riparare e difenderci, se indietreggiassimo nel wilderness, le unità verrebbero eliminate. Allora, prima di andare all'attacco, quando tocca a voi nel vostro round, costruitevi la stockade, o nella fortress non la consiglio perché ci vuole anche più tempo, in maniera tale che se dopo avete intenzione di attaccare vi coprite la ritirata. E questo anche e soprattutto perché non avete unità ausiliare con le truppe regolari che vi permetterebbero di avanzare. Ho già fatto l'altra volta questo esempio, riportavo l'esempio di Magua, l'indiano che aveva accompagnato il drappello inglese che scortava le figlie del generale assediato a Fort Henry. E dunque costruitevi le stockades e poi potete tranquillamente attaccare Ohio Forks. Quindi siamo a questo punto, ho messo in campo le unità e tocca l'inglese, e l'inglese cosa fa? Bene, adesso mi sono assicurato la ritirata in questa zona insomma remota del Nord America e vado ad attaccare Ohio Forks, perché sono ingolosito da quel 1 punto vittoria e soprattutto perché voglio far arretrare il francese fino alla zona dei grandi laghi, Lake Erie e Lake Ontario. Andiamo a combattere, perché ragazzi, quando entrate, e qui è quasi scontato, quando entrate in uno spazio occupato da nemiche avviene il combattimento. Attenzione, ho preparato anche le carte, perché il francese
Cosa possiede? Il francese, chiaramente sto seguendo ad esempio il gioco, ha una carta nel suo mazzo da 7, ha una carta da 1, ma lasciate stare a 1. Cosa c'è scritto qua? Ambush, imboscata. Si può giocare questa carta quando c'è una battaglia nelle zone selvagge e se ci sono ausiliari. E questa carta, quindi, che cosa vi dice? Vi dice, guarda, se hai indiani ausiliari e sei in una zona impervia, difficile per i regolari, puoi fare le imboscate. E in caso di combattimento, spari per primo, raddoppi la forza, a meno che anche il nemico faccia l'imboscata. Ma qui provate a pensare che abbiamo un esercito regolare inglese, siamo nel 1755, ancora all'inizio, ancora poco addestrato, combatte ancora incolonnato o per linee. E vi ho già detto che l'esercito inglese avrà una sorta di miglioramento per contrastare appunto gli ambush da parte dei francesi e indiani. Quindi in questo caso, prima che l'inglese possa scatenare la sua potenza di fuoco, subisce un'imboscata dal francese. E cosa fa questa imboscata? La cosa peggiore è che abbiamo il raddoppio della forza. Quindi il raddoppio della forza ve lo faccio vedere, invece di avere 3, 4, 5 abbiamo 5 per 2, 10. Ed è finalmente la volta di andare a consultare che cosa? La nostra Combat Results Table. Ecco, vado in diretta, torno sulla camera fissa per farvi vedere la Combat Table. Eccola qui. Siamo su colonna 10. Il francese spara per primo perché ha giocato la carta Ambush, carta molto importante. È una carta, vado a farvela rivedere in dettaglio, è una carta, vedete, rossa e blu, quindi rossa è una carta evento inglese, blu una carta evento francese, quando al doppio colore può essere giocata, se uno la possiede, sia da una fazione che dall'altra. È una carta da 1, ma in questo caso la stiamo usando come carta di risposta a una battaglia. Una carta, diciamo, una carta, pensando al recente successo che ho aperto e ho spiegato, è una carta surprise. E andiamo a sparare, ecco, torno sulla camera fissa, andiamo a sparare sulla colonna 9-12. Colonna 9-12 che è abbastanza alta e, seguendo l'esempio, il francese riesce a conseguire 6 e 6, e vado a riprenderlo, 6 sulla combat table è un 4 danni. Ma udite, il comandante, c'è, cioè il valore tattico del comandante da 1, quindi è 6 più 1, 7. Quindi il massimo che poteva fare il francese l'ha raggiunto, infligge all'inglese 4 danni. Siccome un'imboscata, i danni non sono contemporanea, ma torniamo al dettaglio, il povero inglese subisce 4 perdite. Prima di tutto dovete prendere la prima perdita da regolare e così rovescio 1, 2, 4. C'è anche un altro regolare, 2 step, vedete, ricordatevi che ogni counter ha un doppio step e poi è indicato dal numero bianco, quindi numero bianco vuol dire che avete già perso uno step, e sono costretto a capovolgere anche altre 2 unità. Vedete cosa sono stato costretto a fare? Dunque il problema è che la forza inglese si è ridotta. Ovviamente adesso tocca all'inglese. Non vi ho detto un particolare, lo vado ad aggiungere, il 6 sulla tabella di combattimento, c'è il check leader loss, c'è la possibile perdita del leader, quindi bisognerebbe tirare il dado per vedere se uno dei due leader muore. Non lo faccio, però ricordatevi, sulla tabella di combattimento, quando c'è un asterisco, un natural die, cioè non modificato, ma quando fate, per esempio sulla colonna 9-12, 6 o 1, questo vale per tutte le tabelle, c'è la verifica della perdita del comandante. L'esempio vi dice sì, va a perdere il comandante, ma in questo caso posso anche metterlo da parte. Voglio farvi vedere la risposta inglese. Torno sulla camera mobile,
L'inglese adesso ha 2, 4, 5, 6, 8, 10. Tutto sommato la forza inglese è sempre di un certo valore, ma seguendo l'esempio, su colonna 10 l'inglese riesce, fa 1, e con 1, con il meno 1, perché ha il meno 1? Perché purtroppo per lui il meno 1 è dovuto perché non ci sono in questa compagine forze ausiliarie, non ci sono né indiani né ranger, abbiamo solo milizie e regolari, e quindi questo c'è meno 1. Quindi tira il dado 1, meno 1 fa 0, il povero inglese ha inflitto al francese solo un danno. In ogni caso, siccome ha fatto un 1 col dado, anche il francese dovrà verificare se subisce delle perdite. A questo punto un danno, andiamo a girare, e purtroppo dobbiamo girare per il francese l'unica forza regolare, perché prima le perdite regolari, 1. E che cosa succede? Chi ha vinto? Il francese ha inflitto 4 danni, l'inglese 1, chi fa più danni vince, quindi l'inglese con tutta la sua tribù è costretto a tornare alla sua stockade, meno male, perché se non ci fosse stata la stockade l'inglese sarebbe stato completamente eliminato, e la guarnigione, che non è una guarnigione, in questo caso ricordatevi, non ve l'ho detto per non complicarvi la vita, ma ricordatevi che le unità che sono in fortress possono decidere di subire l'assedio, e quindi dicono sto dentro la fortezza, o accettare battaglia. In questo caso è ovvio che il francese ha accettato battaglia, soprattutto perché aveva la carta ambush, e dunque è stato temerario, ma gli è andata bene. E l'inglese è tornato a Ghee Station con 4 step di perdita. Per finire, dato che c'erano dei regolari coinvolti, la fazione che ha vinto guadagna un punto vittoria. Attenzione, questi punti vittoria sono importantissimi, e dunque la sconfitta è due volte disastrosa per l'inglese, perché dà al francese un punto vittoria. E ricordo, ecco, stavo leggendo l'ultima riga, deve avere però la parte che ha perso almeno 4 unità regolari, e in questo caso ce n'erano 6, perché i cosiddetti provinciali, gli auxiliary, o meglio le unità della milizia americana, sono considerati, diciamo, drill troops, e dunque fanno parte del gruppone delle unità drill. Ecco il combattimento, non vi ho spiegato, torno in diretta sulla camera fissa, non vi ho spiegato tutti i modificatori, ma sono abbastanza chiari. Al combattimento si aggiunge il valore tattico del leader, il meno 1 quando ci sono esclusivamente regolari provinciali contro unità auxiliaries e lights nel wilderness, ovviamente in montagna. Il meno 1 si ha anche quando ci sono esclusivamente non regolari contro regolari del coltivato. Attenzione, ricordatevi, ve lo faccio vedere qui col ditino, ma vado sulla camera mobile, vediamo un po', sposto un attimo la camera mobile, questi spazi. Per esempio Harris Ferry è considerato uno spazio coltivato. Poi abbiamo meno 1, torno in diretta, per quanto si fa l'attacco nello sbarco anfibio, meno 1 quando si attacca nell'unità nella stockade, e una shift di colonna a sinistra quando si attacca contro i fieldworks. Ci sono delle carte che vi permettono di costruire i fieldworks. E poi andiamo a sottolineare il nostro caso: a matched ambush card, doubled before shields, fire first. E questo è l'esempio che vi ho fatto vedere. Ovviamente senza la carta ambush ci sarebbe stato un 2, 4, 6, 8, 14 contro 5, e 14 contro 5 era una colonna abbastanza favorevole all'inglese. Quindi il francese ha accettato grazie a questa carta ambush, che mi fa tanto ricordare un combat commander. Ricordatevi che combat commander ha anche al suo interno, ho cambiato completamente teatro,
Command Commander è un tattico card driven della, ambientato nella seconda guerra mondiale, anche lui conta le carte ambush. E le carte ambush, generalmente, anche qui c'è la stessa filosofia: quando sono in possesso di entrambi i giocatori, allora si eliminano entrambe. Ecco, siamo tornati in diretta, ragazzi. Per quanto riguarda i Raids, presumo che tornerò venerdì, quindi già vi sto annunciando che ci sarà un altro unboxing, ancora devo decidere, ma tornerò su Wilderness War, parleremo ampiamente, non questa volta del combattimento, ma dei Raids, delle infiltrazioni e di come generalmente, più che l'inglese, come gioca il francese. Se vi siete fatti un'idea di Wilderness, da una parte abbiamo queste truppe regolari inglesi che hanno anche loro gli indiani, ma in numero minore, quindi sono truppe che si muovono con cautela, che si devono costruire le stockades e le fortress generalmente, mentre dall'altra parte abbiamo un francese più diciamo dinamico, più propenso a fare raid e infiltrazioni e acquisire punti, a sorprendere l'inglese, perché, e vado a memoria perché adesso è tanto che non faccio una bella campagna, più va avanti il gioco, più l'inglese si rafforza e più scendono, secondo me, le probabilità del francese di vincere. Ma poi alla fine il gioco è tutto lì. Faccio raid o diciamo costruisco regolari per il francese. Generalmente il francese deve impedire il miglioramento lento ma continuo della situazione inglese, dandogli proprio fastidio. E darei un consiglio: mantenete sempre l'iniziativa finché potete col francese. Questa ve l'ho detta, non vale solo per Wilderness, ma la consiglio sempre a chi gioca a Pazzo Glory: tieni sempre sotto pressione l'avversario, non mollare mai, e delle volte non giocare all'evento, ma continua a tenerlo sotto pressione. Ovviamente devi sapere quando è il momento di fermarsi. Questa è la filosofia di Pazzo Glory. Bene ragazzi, una nuova trasmissione, è stato veramente un piacere, spero di non avervi annoiato. Tornerò venerdì sempre con Wilderness War, e a cui dedicherò questo è il secondo episodio, dirò 4 episodi, quindi venerdì e probabilmente anche lunedì. E una buona serata a chi ci ha seguito via video, ci vediamo venerdì, stessa ora, col vostro Giannizzo Nero. Ciao e via con la sigla finale. Bene, cari miei ascoltatori del podcast, sempre un piacere. Non mi avete fatto domande, ma delle volte mi piacerebbe chiacchierare con voi, ma di qualsiasi cosa, perché poi il podcast è diventato anche un momento di ritrovo con voi. Saluto Tony che è arrivato in ritardo. Tony, anche stasera ho saltato le belle segnalazioni che mi hai mandato, ma prometto di parlarne. Intanto vi auguro buona serata, buona cena e vi aspetto venerdì di nuovo con le avventure del Giannizzo Nero nella vegetazione rigogliosa e folta del Nord America in Wilderness World. Ciao e a presto, via con la sigla.